Mezzanotte 34 in questo momento. Buonasera, benvenuti a TG La 7 Night Desk e benvenuto anche a Marco Valerio Loprete, Buonasera. collega del Foglio. Buonasera, si occupa di economia, ma non solo. E con lui cercheremo di dare una prima lettura, una prima interpretazione dei fatti del giorno che comprendono anche lo sport, che sarà però tutto di competenza di Edoardo Soldati, al quale darò la linea tra Buonasera, un buonasera a po'. tutti. Buonasera Edoardo. Allora, veniamo subito a noi, veniamo al servizio con il quale abbiamo scelto di aprire questa serata, ovvero quello che è successo oggi in Parlamento, quando si dovevano eleggere i due membri della Consulta e completare il pacchetto degli 8 membri del CSM. Sul CSM qualche passo avanti è stato fatto, 3 nomi sono usciti, per la Consulta ancora fumata nera. Vediamo. Un problema tecnico, non politico, dicono dal Partito Democratico, ma certo la nuova fumata nera nelle votazioni per la Consulta, con la bocciatura del ticket Bruno Violante, non rappresenta un buon segnale per il patto del Nazareno. Domani Silvio Berlusconi sarà a Roma nel tentativo di ricompattare i suoi in vista del nuovo appuntamento con il voto alle 18 nell'aula di Montecitorio. I nomi saranno ancora quelli di Donato Bruno e Luciano Violante, oggi fermi rispettivamente a quota 129 e 130, il quorum è a 170. Ecco il bollettino delle assenze. In tutto sono mancati 107 parlamentari, 10 del PD, 16 Forza Italia, 9 del nuovo centrodestra, poi la Lega, il gruppo misto, SEL, i 5 Stelle. Non è servito l'appello di Napolitano a fare presto, non è servito quello del Presidente del Senato, Pietro Grasso. Anche se l'impressione è che quello odierno sia stato un primo round, servito a scrutarsi. PD e Forza Italia hanno forse voluto capire fino a che punto potevano fidarsi l'uno dell'altra. E domani dovrebbe essere la giornata giusta, tanto più che stasera sono stati eletti 3 membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura, Elisabetta Casellati, Teresa Bene e Renato Balduzzi. E questo via libera potrebbe rappresentare la chiave di volta dell'intera operazione politica, perché se il PD non dice sì alla Casellati, può scordarsi che noi diremo sì a Violante, aveva perentoriamente affermato Antonio Leone, nuovo centrodestra. A questo punto dunque il gioco è fatto? Forse sì, anche se la situazione politica è così friabile che non è possibile affidarsi a delle certezze. Una cosa è certa, se domani il ticket non passerà, qualcuno, leggi i contraenti del patto del Nazareno, dovrà risponderne. Allora, Loprete, che cosa sta succedendo? Era solo una questione logistica, cioè oggi è lunedì e non tutti erano al loro posto e per questo è mancato il quorum, oppure, come qualcuno ipotizza, addirittura si sta sgretolando il patto del Nazareno, di cui evidentemente faceva parte anche questo pacchetto, o è Berlusconi che non tiene più i suoi? Quale delle tre ipotesi ha più valore? Ma io penso, non per eccedere in democristianeria, ma penso sia un misto di tutte e tre le cose, nel senso che quello che sta succedendo in queste ore ci ricorda su cosa si fonda questo governo, cioè su un patto, come diceva il servizio, che è quello del 18 gennaio 2014, un patto tra Renzi e Berlusconi, che si accordano innanzitutto sul dire: Forza Italia rimane all'opposizione, ma facciamo delle riforme insieme, soprattutto delle riforme costituzionali. Questi sono ovviamente dei test. Forse qualcuno nel PD vuole ricordare a Renzi che il Parlamento non è la segreteria del PD, qualcuno in Forza Italia vuole sottolineare che una linea troppo arrendevole forse non è letteralmente conveniente, e quindi si ricorda che il patto del Nazareno si fonda su questo assenso. Io non penso sarà uno scossone definitivo, per dare una risposta, non penso sarà uno scossone definitivo, penso che si potranno anche trovare altri nomi eventualmente per la Quindi Consulta. non si chiude domani, perché domani alle Domani, no, 18 secondo me è in teoria si probabile, dovrebbe tornare a è votare. possibile Quindi... che si chiuda domani, anche perché domani una cosa la dice dal servizio, viene Silvio Berlusconi, verrà a Roma a Esatto. rinserrare i ranghi, come si dice, e ci sarà anche Renzi in Parlamento la mattina. E secondo me, nel discorso di Renzi ci saranno anche degli accenni molto forti, anche forse alla possibilità che questo governo non sta lì per campicchiare, e quindi Renzi secondo me dirà che non è al governo ad ogni costo, e questo ovviamente ha un effetto sui parlamentari, che Certo. ricordiamolo sono parlamentari eletti da Bersani, da un altro PD, e quindi...
Quindi farà capire un po' la linea da tenere su questo. Sì. Va bene, e vedremo, non ci resta che aspettare a questo punto, ripeto, alle 18 domani si vota e come ci ricordava Marco Valerio Loprete, domani mattina invece alle 10:30 alla Camera ci sarà quello che viene chiamato il discorso dei 1000 giorni di Renzi, discorso che sicuramente non potrà prescindere dalle questioni economiche. L'altra notizia per noi importante del giorno sono i dati che sono arrivati dall'OCSE da Parigi, non sono dati buoni, sono previsioni sulla crescita di tutta l'Eurozona che non va bene, ma noi ancora una volta siamo i peggiori. Guardiamo. L'Italia è ancora in recessione, la pecora nera del G7. Tra i 7 grandi del mondo, infatti, siamo l'unico paese fuori dal giro della ripresa. Meno 0,4% nel 2014, un altro anno orribile, con Germania e Francia rispettivamente a più 1,5% e 0,4%, che, per vederci, devono guardare indietro. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, OCSE, della quale il ministro Padoan è stato per molti anni capo economista, non fa sconti. E per quanto ad analizzare i nostri conti in modo tutt'altro che superficiale siano in tanti, primo tra tutti l'Istituto Nazionale di Statistica, è proprio l'OCSE a rilevare che la situazione è preoccupante. Tanto più che al prodotto interno lordo, che scende, corrisponde, oltre alla sottostante deflazione, anche un'industria nazionale bloccata e, soprattutto, milioni di donne e uomini che aspettano. Che qualcosa cambi, che trovare un lavoro torni ad essere la normalità e non un sogno. Tra un paio di settimane il governo italiano annuncerà le nuove stime del PIL, aggiornando il documento di economia e finanza che aprirà la stagione autunnale della caccia a quei soldi che dovrebbero portare alla stabilità. E il dato dell'OCSE sarà un parametro di confronto significativo. Una piccolissima soddisfazione. Nel rapporto l'OCSE definisce la ripresa nell'Europa deludente, ma mette tra i deludenti innanzitutto la Germania, che una volta tanto non è la prima della classe, ma anzi si becca l'insufficienza come tutti. Il rigore stavolta non premia neppure i teutonici. Il colpo inferto dall'OCSE si ripercuote anche sulle borse europee, con Francoforte e Parigi tra parità e qualche decimale in rosso, Milano un punto giù. Come se non bastasse a fare le pulci, ci si mette anche Standard & Poor's. Dopo che a giugno ci aveva assegnato un più 0,5% di crescita, confidando nelle capacità curative del bonus da 80 euro, ammette, le abbiamo sopravvalutate. Bene che vada, insomma, l'Italia è a crescita zero, sempre meglio del segno meno indicato dall'OCSE. Allora, abbiamo visto che anche la Germania, la Francia deludono, noi come al solito di più. Siamo solo un avamposto, ma in realtà è un problema quindi dell'Eurozona oppure è un nostro problema? È un problema dell'Eurozona, questo lo ha sempre detto più esplicitamente anche Mario Draghi, il presidente della BCE, però all'interno del problema Eurozona, che già è un problema, come dicevi tu, rispetto a quello che succede nel mondo, oggi l'OCSE ha anche detto che Stati Uniti, Regno Unito e Canada si stanno riprendendo, per esempio, però l'Italia rischia di essere un problema a sé all'interno, e questo è un problema anche per la politica di Renzi in Europa, perché se l'Italia a un certo punto prende una traiettoria troppo negativa, che è dovuta anche a problemi suoi interni, alla difficoltà di fare riforme negli ultimi 5 anni, alla difficoltà di snellire lo Stato, come ci siamo raccontati tante volte avremmo dovuto fare, questo depotenzierà anche la politica di Renzi a Bruxelles e la possibilità di contrattare la famosa flessibilità sui conti. E il dato di oggi, noi siamo l'unico Stato del G7 e quindi anche l'unico dell'Eurozona con un segno meno davanti al PIL, secondo l'OCSE, meno 0,4. La Germania, come dicevi tu, rallenta, però è sempre più 1,5. Magari essere come la Germania. Esatto, e sono anni, negli ultimi anni che noi siamo stati, diciamo, un pochino indietro. E questo rischia veramente, oltre che di mettere in difficoltà la situazione dei conti pubblici, perché noi poi entro il 15 ottobre dovremo presentare una legge di stabilità finanziaria con delle risorse che cambiano anche in base all'andamento del PIL, secondo me possono mettere in difficoltà anche lo sforzo di Renzi, che ha fatto in questi mesi, quantomeno a parole, di cambiare verso all'Europa, come dicevo. Tu hai detto a parole. Allora, a proposito di parole, intanto va segnalato che questa sera il ministro Del Rio ha detto che, nonostante questi dati, secondo lui non sarà necessaria una manovra aggiuntiva. Ti sembra che sia possibile non fare una manovra aggiuntiva? Oppure... Sì. Tutto si gioca forse nelle prossime settimane anche da cosa succederà per esempio sulla riforma del mercato del lavoro. Ecco, io lì volevo arrivare perché noi non ce ne siamo occupati, non la facciamo vedere questa sera nel telegiornale, ma è uno degli argomenti che troverete domani sulle prime pagine dei giornali di cui si è discusso oggi. Certo. Ci sono forti tensioni e sono tensioni all'interno del Partito Democratico sul... Sì, sono tensioni all'interno del Partito Democratico perché sappiamo che c'è una composizione parlamentare che viene da una vecchia segreteria, da una vecchia
vecchia gestione e ci sono parlamentari, soprattutto alla Camera più che al Senato, che fanno riferimento per esempio all'ex ministro Cesare Damiano, che hanno detto sull'articolo 18 noi non cambiamo linea, l'articolo 18 deve rimanere e quindi il fatto che ogni impresa, se vuole licenziare un'impresa con più di 15 dipendenti, deve passare attraverso un giudice. Eppure oggi Maria Elena Boschi, il ministro Boschi, diceva che secondo lei per la fine di ottobre, per ottobre si potrebbe chiudere questa partita. Sì, si chiuderà la delega, poi il Parlamento rimetterà una delega al governo e bisognerà capire quanto sarà incisiva questa delega. E su questo l'Europa sicuramente starà attenta, valuterà e là peserà la contrattazione anche per ottenere dei margini di flessibilità sui conti. Allora, vedremo appunto che cosa succederà. Intanto noi andiamo in Scozia, sapete che si vota giovedì per una possibile indipendenza, stanno prendendo in tanti posizione, ieri è abbastanza clamorosa quella della regina, oggi addirittura Obama. Che in Scozia nel referendum di giovedì sull'indipendenza la caccia sia davvero all'ultimo voto lo dicono i sondaggi. Poco sopra il 50% gli unionisti, al 49,5% i secessionisti, secondo il Sunday Times. Ma a confermare l'incertezza c'è soprattutto il palese nervosismo dell'esecutivo, con quello che appare un richiamo disperato. Per favore non fate a pezzi la nostra famiglia di nazioni, ha dichiarato da Aberdeen David Cameron. Se il Regno Unito è grande, lo deve anche alla grandezza della Scozia. Già domenica la regina, appellandosi alla tensione verso il futuro degli scozzesi, aveva infranto la tradizionale imparzialità costituzionale di Buckingham Palace e in caso della vittoria del no il premier britannico ha garantito nulla tornerà più come prima, con nuovi poteri per il Parlamento scozzese in materia di tasse, spesa pubblica e welfare. Ma poi i toni si induriscono. L'eventuale indipendenza non sarà comunque una semplice separazione, ma un doloroso divorzio. Ovvero dimenticate la moneta unica, la sterlina ed un esercito in comune e mettete anche in conto la concreta possibilità di confini e frontiere ben delimitate. E come sempre quando la Gran Bretagna è in pericolo l'America corre in suo soccorso. Rispettiamo il diritto degli scozzesi a decidere del proprio futuro, ha detto un portavoce della Casa Bianca, ma la presidenza americana ha specificato spera in un partner forte ed unito. Dalla posizione di Edimburgo, con le sue basi navali strategiche nella NATO, alle conseguenze di un'eventuale uscita scozzese dalla sterlina, ai futuri rapporti con l'Unione Europea e ai riflessi sul Galles e l'Irlanda del Nord, una vittoria del sì aprirebbe scenari difficilmente valutabili e sicuramente destabilizzanti. Però non c'è nulla di cruento in questa separazione, mentre invece è ben diversa la situazione che stanno vivendo l'Europa e i paesi occidentali nei confronti dell'avanzata dell'ISIS. Questa sera a Parigi si è chiuso il vertice dei 27 ministri degli esteri, appunto dei paesi occidentali e arabi, che hanno raggiunto un accordo. Vediamolo. Con ogni mezzo necessario, così che la coalizione anti-ISIS nata ieri a Parigi intende combattere il califfato, almeno sulla carta, perché via terra per ora gli alleati dell'Iraq non hanno intenzione di inviare alcun soldato. Ognuno farà a modo proprio, gli americani già bombardano, i francesi hanno cominciato ieri con una prima missione di ricognizione, l'Italia, spiega Lady Pesca Federica Mogherini, per ora non farà alzare in volo i propri aerei, limitandosi ad inviare materiale bellico ed umanitario ai peshmerga curdi. A fianco della coalizione persino la Russia, con la quale oggi l'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno poco da condividere, ma che per bocca del proprio ministro degli esteri Lavrov si dice pronta a misure speciali per difendere Baghdad. Dunque la coalizione nasce ampia come lo vuole Barack Obama, ma proprio per questo con grandi discordanze di fondo. Sul campo infatti contro gli estremisti sunniti combattono i militari di Bashar Assad, alleato di Mosca, insieme agli Hezbollah sciiti libanesi sostenuti dall'Iran, che non ha alcuna intenzione di condividere i piani militari con Washington. Ci rammarichiamo per l'assenza di Teheran, ha detto il presidente iracheno Massoum, che conosce bene la situazione in un'area dove gli Ayatollah hanno grande influenza. A tenere insieme tante differenze è la necessità di fare presto, perché i miliziani dell'ISIS ogni giorno si rafforzano e secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Siria ora sarebbero anche in possesso di armi chimiche prese alle forze armate di Bashar Assad. Questa è la situazione sul campo. Oggi il cardinale Maradiaga, che è il presidente della Caritas, ha detto: la pace non si costruisce dando armi, e come avete sentito dal servizio noi invece le armi le diamo, anche se al momento le nostre sono ferme a Erbil e l'Iraq non le ha assolutamente distribuite ai peshmerga, ma vabbè, questo è un dettaglio.
perché noi interveniamo senza esporci? Perché non ce lo possiamo permettere? Perché in realtà vogliamo dare retta alla Chiesa Cattolica, ma a modo nostro? Perché temiamo rappresaglie? Diciamo che la posizione della Chiesa Cattolica è curiosa ed è in qualche modo anche discussa in realtà all'interno della Chiesa Cattolica. Se noi per esempio sentiamo le voci dei rappresentanti della cristiani del Medio Oriente, sono molto più decisi nelle loro dichiarazioni. Cioè quest'idea che ci si possa difendere o che si possa contrattaccare a quello che è un assalto, diciamo, appunto all'arma bianca, che ha come obiettivo fondamentalmente sradicare alcune popolazioni, alcune etnie, alcune fedi, in Medio Oriente è molto più sentito dagli stessi cristiani, che infatti non si fanno problemi di dire veniteci ad aiutare con le armi. Io non capisco quale possa essere una controffensiva senza armi in questa fase, quindi comprendo che l'Italia invece si schieri in qualche modo, con ovviamente però i rischi di cui tu dicevi, cioè le guerre fatte attraverso una volta i Peshmerga, una volta un altro gruppo, oppure le alleanze con le truppe sciite che fino a qualche tempo fa combattevamo, sempre in Iraq, sono il frutto di due cose secondo me. Da una parte il disimpegno progressivo degli Stati Uniti, che c'è stato quantomeno negli ultimi anni rispetto per esempio all'epoca Bush nel Medio Oriente, e che poi adesso tornano torto collo, adesso devono tornare però sempre a inseguire diciamo gli eventi, e poi dall'altra parte la debolezza dell'Europa che tarda a coordinarsi. Il Parlamento italiano ci ha messo tanto, ma anche l'Unione Europea ha sempre avuto una reazione, e ricordiamo, e poi chiudo, ci sono tutte queste efferatezze in Iraq e in Siria, ma contemporaneamente ci sono molti arresti sulle agenzie di stampa, si legge di arresti nei Balcani di persone che stavano partendo per andare a combattere in Siria. Sappiamo che perfino John, come è stato nominato, il killer diciamo, di tutti questi giornalisti americani, lo sgozzatore, lo possiamo dire, è di origine inglese. Quindi è un cortocircuito all'interno dell'Europa anche. Allora, ci fermiamo un secondo con le notizie, vi facciamo vedere velocissimamente invece una piccola rassegna stampa, la quale, ahimè, devo chiedere scusa al mio ospite, manca il foglio, questa sera non c'è arrivato, poi ci dirà lui invece che cosa avremmo trovato, che cosa troveremo domani. Guardate qua, il Fatto Quotidiano parla proprio di una rivolta contro Renzusconi a proposito della Consulta e della decima fumata nera. Secondo la tesi del Fatto si tratta proprio di una fronda che si starebbe opponendo su entrambi i fronti al cosiddetto partito unico di Renzi e Berlusconi. Andiamo a vedere gli altri titoli, questo è quello del Garantista, del Cronaca del Garantista. Anche il Garantista sceglie di aprire proprio sulla Consulta, in fumo l'accordo sulla Consulta. Non regge anche per il Garantista l'intesa fra PD e Forza Italia e quindi non si raggiunge il quorum. Questi sono i giornali che parlano della Consulta in apertura, poi ci sono altri giornali come il Sole 24 Ore, ma non poteva essere diversamente, che invece parlano di questioni economiche. Allora eccola qua, l'Ocse, l'Italia in recessione, l'Eurozona crescita debole, ma poi ancora dal Sole 24 Ore vi volevo far vedere quest'altro titolo che riguarda la legge sul lavoro di cui abbiamo appena parlato. In salita, scrive il Sole, il PD è diviso, Damiano frena e dice niente deleghe in bianco al governo. Il ministro del lavoro Poletti vede i capigruppo evidentemente per cercare di ricucire questo strappo. Andiamo a vedere il titolo del Messaggero, l'Italia non cresce, sfida alla UE, quindi si mettono insieme anche le parole che probabilmente dirà Renzi domani e che oggi però in realtà ha ribadito, cioè ha detto rispetterò comunque il parametro del 3%, segnala il Messaggero l'allarme di Napolitano. Libero, con un gioco di parole che ci ricorda l'inizio del primo giorno di scuola, Renzi prende uno 0 e un 4, sono per l'appunto i numeri dell'Ocsa. E ancora dice la UE, attenzione, aspetta, me l'hanno portato via un pochino troppo presto, c'era una notizia importante, eccola qua, che vi volevo far vedere. La UE ci chiede l'aumento dell'IVA e il Premier mette nel suo staff una fan della Merkel. Su questo lasciamo perdere un attimo, ma sull'aumento dell'IVA volevo fare al volo una domanda al nostro ospite, perché oggi si è girata questa voce. Sì, questa è una richiesta ricorrente che viene dalle istituzioni internazionali, anche dall'Unione Europea, quindi, ma anche dall'Ocse, cioè alzare l'imposizione indiretta, le tasse sui consumi. Ma c'è qualcosa di concreto oppure no? Secondo me sono raccomandazioni che ciclicamente ci vengono. Loro ci provano. Il problema è che noi abbiamo contemporaneamente anche la tassazione sul reddito, che è la più alta, la tassazione
tassazione sulle imprese, che è la più alta, quindi un riequilibrio sarebbe anche legittimo chiederlo, però a fronte di un taglio delle imposte da qualche altra parte. Ok, allora andiamo a vedere, grazie, il giornale, infatti, eccolo qua, guardate, basta aumenti IVA, proprio di questo si parlava, vogliono uccidere il paese e i commercianti ovviamente sono in rivolta. Dopo il giornale vi faccio vedere anche Milano Finanza che ci dà un'altra notizia, via la TLTRO, ma non basterà, che cos'è? Sono le famose cartucce di Draghi, quella immissione di soldi che dovrebbe iniziare da giovedì, dovrebbero essere, quant'è la prima tranche? Saranno un 200 miliardi circa? Sì, oltre vero? 200 miliardi, fino a fine anno anche 300 miliardi. Benvenuti, sì. Riusciranno a combinare qualcosa o è vero come dicono i tedeschi che... diciamo come impulso è utile, bisognerà vedere se la BCE riuscirà a creare dei meccanismi per controllare il fatto che le banche veramente diano questa questi soldi. Questa volta li ha inseriti i meccanismi. All'economia reale. Sì, ci sono dei meccanismi, però poi bisognerà vederli all'opera. In Inghilterra, per esempio, hanno funzionato fino a un certo punto. Allora, anche qui vedremo. Il Mattino, fondi UE, le mance del nord, è tutta un'altra questione che riguarda appunto i finanziamenti e dice Il Mattino il record va alla Lombardia, quindi non è vero che i soldi europei vanno tutti al sud. Dopo Il Mattino, ancora Europa, i 1000 giorni spiegati a un Parlamento ostico, quello che succederà domani, la previsione di un Parlamento che non è particolarmente ben disposto nei confronti di Matteo Renzi. E infine Avvenire, così gli scafisti ci hanno speronato, si parla di centinaia di morti, la denuncia dei superstiti, la questione riguarda ancora morti nel Mediterraneo, vi facciamo subito vedere il servizio. Il Mediterraneo continua ad inghiottire migranti vittime di naufragi. Solo negli ultimi 2 giorni almeno 600 persone sono annegate a nord delle coste dell'Africa. 5 diverse imbarcazioni colate a picco. 2 le tragedie con il bilancio più alto di vittime sono avvenute davanti alla Libia, al largo di Malta. A Tajura, ad est di Tripoli, un barcone con 250 persone si è inabissato poco dopo aver lasciato la costa libica. Si sono salvati meno di 100, secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Grazie al racconto di 2 sopravvissuti raccolto dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, si è potuto ricostruire quello che è accaduto nei giorni scorsi ad un'imbarcazione con 500 migranti ammassati a bordo, salpata dalle coste egiziane. A 300 miglia da Malta è scoppiato un litigio con gli scafisti di una seconda carretta. Questi ultimi, secondo i 2 testimoni, avrebbero deliberatamente speronato l'imbarcazione sovraffollata, facendola affondare. Nell'urto violento in molti sono caduti in mare, sono annegati quasi tutti. La direzione distrettuale antimafia di Catania ha aperto un'indagine. Dei 500 migranti, se ne sono salvati soltanto 11. Sono i primi risultati di Frontex Plus questi? Ma diciamo, in un flash non esiste, questa è la dimostrazione, ma l'ennesima, che non esistono soluzioni facili a questo tema dell'immigrazione. Lo stesso Unione Europea, oggi lo dice Avvenire in edicola, in un report riservato dice che l'operazione Mare Nostrum ha incentivato l'afflusso di immigrati clandestini, perché ovviamente sapere che ci sono delle navi militari italiane che in mezzo al Mediterraneo possono aiutare anche questo effetto. Questo non però è detto se che... questo è il risultato. Esatto, ci possono essere ovviamente questi effetti collaterali sugli stessi migranti che provano a venire in Europa, e questo forse ad inizio non era stato troppo considerato, magari presi dallo slancio umanitario. Va bene. Spostiamoci a Bologna dove c'è una diatriba fra il sindaco e il prefetto a proposito delle nozze gay, di un registro che il sindaco vuole e il prefetto dice è inutile, ma soprattutto è fuori legge. La guerra delle nozze gay a Bologna. Per il sindaco PD si possono fare, per lo Stato e il prefetto no. Stamattina Rebecca Etherington ed Eleonora Tadolini, coppia omosessuale che si è sposata a Londra nel 2011, in comune ha depositato l'atto di matrimonio trascritto subito sul registro di Stato civile. Non sono state le sole a farlo, dopo di loro si sono presentate altre 3 coppie, anche un senatore PD col suo compagno e il figlio avuto con una maternità surrogata. Il sindaco PD Virginio Merola aveva autorizzato la trascrizione dei matrimoni contratti all'estero dallo scorso giugno. Per la validità dell'atto serve comunque una legge nazionale.
quindi non ha nessuna conseguenza giuridica, ma è semplicemente riconoscere la possibilità di trascrivere il fatto che queste persone si sono sposate. Cosa succede? Succede che il diritto europeo ormai riconosce i matrimoni fra coppie omosessuali. In Italia questo non è possibile, ci sono sentenze della magistratura a favore, sentenze della magistratura contro, insieme a me ci sono diversi sindaci, a cominciare da quello di Napoli, che hanno fatto gli atti per la trascrizione dei matrimoni all'estero. Quindi succede che anche ancora una volta non ci rassegniamo a diventare un paese normale e civile. Il prefetto Ennio Mario Sodano però ha inviato una circolare agli uffici del sindaco e gli ha chiesto l'annullamento della direttiva con una motivazione secca. Il nostro ordinamento non prevede tale trascrizione. Il sindaco ha annunciato che per ora non ritirerà la sua direttiva e ha chiesto una legge al Parlamento. La prefettura probabilmente disporrà essa stessa la revoca. Allora, adesso è il momento di parlare di sport e quindi la linea va a Edoardo Soldati. Sì, Flavia, cominciamo subito a parlare di campionato, perché in realtà si è conclusa stasera la seconda giornata di Serie A con il posticipo fra Verona e Palermo, che ha visto la vittoria del Verona per 2-1. È stata una vittoria in rimonta, possono partire l'immagine, ecco, perché al 18° minuto proprio il Palermo è passato in vantaggio con questo gol di Vázquez. Reazione del Verona, ma ospiti sempre pericolosi sulle ripartenze. Verona che però al 41° ha trovato il pareggio su rigore, fallo su Luca Toni, e lo stesso Bomber ha trasformato dal dischetto per l'1-1, eccolo qui l'inossidabile Luca Toni. La rete decisiva al 33° della ripresa è un autogol, Pisano ha messo dentro la sua porta per il 2-1 finale per il Verona. E noi dunque ci agganciamo sempre al campionato per mostrarvi la prima pagina della Gazzetta dello Sport, che da poco è in edicola. E allora, eccola qui, grande risalto per Milan e Inter, che sono tornate alla riscossa secondo la Gazzetta dello Sport. I mattatori sono in fotografia, il genio di Menez e l'istinto di Icardi. Ma a noi soprattutto interessa il titolo che c'è in posizione alta, che riguarda la Champions League, la Juventus è domani impegnata appunto nell'esordio stagionale in Champions contro gli svedesi del Malmo. C'è il rincoraggiamento di Antonio Conte, dice: hanno esperienza e possono farcela. E allora noi vediamo com'è stata la vigilia dei bianconeri. Un posto al sole, anche se si comincia da una svedese. La Juventus, regina d'Italia ma plebea in Europa, non può permettersi di partire con il piede sbagliato nell'ennesimo assalto alla Champions. Il girone che vede i bianconeri insieme all'Atletico Madrid e all'Olympiacos non consente contro il Malmo alcun tipo di distrazione, nel nome di quella mentalità che la Juve ha saputo rendere vincente in Serie A, ma che smarrisce oltre Alpe. Abbiamo un girone che all'apparenza sembra semplice, però anche l'anno scorso fu così e poi dopo la Juventus è stata eliminata, e quindi questa dimostrazione che in Europa passare il girone non è assolutamente semplice. Per la prima europea, Allegri dovrà fare a meno di uomini come Pirlo e Vidal, oltre allo squalificato Pereira, ma recupererà Chiellini e punta sulla fame di Carlitos Tevez, partito alla grande in campionato ma ancora alla ricerca del gol in Champions, che manca dal 2009. Carlos per noi è un giocatore fondamentale, lo ha dimostrato in tutte le partite da quando è arrivato, però credo che l'importante è che sia la Champions della Juve. Poi Carlos è il primo che non è affatto egoista e che non è interessato a segnare lui, ma a far segnare la squadra. Una vittoria insomma fondamentale, non certo solo dal punto di vista morale. L'obiettivo dichiarato di Allegri è entrare tra le migliori otto d'Europa, per blasone, per ambizione, ma anche per i soldi, tanti soldi. La parametratura dei premi UEFA garantisce 1 milione ad ogni vittoria nei gironi, 500.000 per ogni pareggio, e chi alzerà il trofeo nell'Olympia Stadium di Berlino a giugno 2015, dentro la Coppa troverà infine un assegno da oltre 37 milioni di euro. Beh, una bella somma. Cambiamo argomento. Il caso doping che ha travolto Alex Schwarz rischia di coinvolgere anche Carolina Kostner, fidanzata del marciatore altoatesino ai tempi dello scandalo. Venerdì a Roma la procura antidoping del CONI ascolterà la Kostner.
Le dichiarazioni rese dalla Kostner alla magistratura di Bolzano hanno destato l'interesse della procura antidoping del CONI, intenzionata adesso ad andare fino in fondo. La deposizione di Caroline è durata diverse ore, molte le pause durante le quali l'atleta è sembrata in difficoltà nel rivelare le abitudini di quella che pareva la coppia d'oro dello sport azzurro. Decisamente scioccanti le parole della campionessa a proposito della macchina che Schwaser teneva a fianco al letto. Alex, ha raccontato, si copriva il viso con una maschera collegata ad un tubo e la macchina funzionava per tutta la notte. Ero costretta, a causa del rumore, a mettermi i tappi nelle orecchie. La Kostner, che a quei tempi era fidanzata con Schwaser, rischia una squalifica ai sensi del codice internazionale antidoping. Ha raccontato anche di aver depistato gli ispettori dell'antidoping, che nell'estate di 2 anni fa effettuarono un controllo a sorpresa. Quella volta, ha puntualizzato la Kostner, mi arrabbiai con Alex. Ma per lui non doveva essere difficile assumere sostanze proibite. Quando vivevamo insieme, infatti, mi assentavo molto spesso per gli allenamenti. È tutto per lo sport. A te la parola, Flavia. Solo per dirvi che facciamo una piccola pausa, pubblicità. Poi torniamo. È 1:10, ci restano una manciata di minuti per parlare dell'ultima notizia che noi riteniamo interessante, che ha a che vedere con il Dipartimento per le politiche antidroga, che oggi ha diffuso il proprio rapporto. Si legge che un ragazzo su 4 fuma cannabis e che il consumo aumenta di anno in anno, però questo Dipartimento è ormai senza capo, senza testa, nel senso che chi lo dirigeva, ovvero il dottor Giovanni Serpelloni, che era lì dal 2008, è stato rimosso dal suo incarico da Renzi e quindi adesso Renzi, che ha avvocato a sé peraltro tutte le competenze sulla droga. Allora, come ultima domanda, io chiedo a Marco Valerio Loprete se c'è un andamento un po' schizzoide in questo governo, nel senso che da un lato sembra dire ci pensiamo noi e poi però non si fa molto. E poi ci sono notizie come quella che si permette all'esercito, no, di coltivare la cannabis per uso terapeutico, che è fondamentale, che sembra, diciamo, che c'è un sì, atteggiamento un pochino... Cos'è, mancanza di coraggio o solo di tempo? Secondo me di attenzione, ma non è solo questo governo, di attenzione storicamente degli ultimi governi italiani, perché ci vorrebbe un approccio, appunto, un Dipartimento di politiche antidroghe senza testa è, diciamo, già di per sé una contraddizione. Un approccio un po' più scientifico, pragmatico, come nel caso della cannabis terapeutica fatta coltivare anche dall'esercito per risparmiare anche magari rispetto ai farmaci importati, però ecco, un approccio scientifico e anche informativo, aperto su queste materie è fondamentale. Avvocare a sé, per quanto Renzi sia energico, tutte le questioni, comprese queste, dalle droghe, dalle non droghe, gli OGM, non so cos'altro, non ce la può fare, secondo me. Vedremo domani che cosa ci racconterà nel discorso dei 1000 giorni, appuntamento alle 10:30 alla Camera. Noi invece ci rivediamo domani sera. Buonanotte a tutti e grazie a voi che siete stati con noi. Grazie.